presidente dell'amministratore di Sanità Service Luigino Sergio. Una intervista che voleva essere una risposta polemica al sindacato Cobas, che invece nella sua interezza ha confermato i dubbi del sindacato Cobas e soprattutto delle oltre 100 persone rimaste fuori dall'assunzione. In questa lunga intervista da politico consumato, grizza a destra, grizza a sinistra, dice che dovranno assumere i primi 49, dice che faranno questo, che faranno quest'altro, ma non dice nulla in proposito ai 159 vincitori del concorso. Una intervista assolutamente farlocca che il sindacato Cobas ha denunciato fin dal primo momento come una risposta, che non era una risposta, ma era un tergiversare, ma un tentativo di fissare il vero problema che stava alla base dei 159 vincitori del concorso dei pulitori di legno. Le magnifiche iniziative che noi abbiamo magnificato in altri luoghi come a Brindisi, dove è stata offerta una possibilità, non era certamente la stessa situazione dell'altro di Lecce, dove la acquiescenza al presidente della regione Michele Emiliano ha portato a cambiare i termini della questione. Mentre a Brindisi, come esperienza diretta parliamo certamente, come esperienza vissuta, abbiamo fatto di tutto per la sentenza del Consiglio di Stato di non far uscire i lavoratori delle pulizie, questi sono stati spostati in altri servizi, in altri affidamenti di Sanità Service, e al loro posto sono stati, tra virgolette, premiati i lavoratori del periodo Covid. Noi non abbiamo nulla, così come a Brindisi, come nel resto della Puglia, contro chi ha lavorato nel periodo Covid, ma non possiamo avere nulla, come argomenta la Costituzione dell'articolo 97, ampiamente riportato più volte dal referente Cobas di Lecce Giuseppe Mancarella, e quindi noi abbiamo vincitori di concorso, quindi una situazione completamente diversa in cui l'acquiescenza alla politica, ai vertici della regione, a Michele Di Chiaro, alle strutture, ai vincitori della sanità in Puglia, hanno portato ad ossequiare il presidente Emiliano, bocciando appunto oltre 110 persone. E quindi noi abbiamo una situazione anomala qui a Lecce, in cui chiediamo che chi è entrato rimanga, ma che entri anche e trovi una sistemazione, ma che soprattutto vengano premiati, tra virgolette, i lavoratori che, e le lavoratrici che hanno vinto il concorso, e che quindi, siccome non ce l'ha giù con Luigino Sergio. E quindi noi chiediamo che i vincitori di concorso, così come nell'intervista il brevissimo amministratore di Sanità Service, dottor Luigino Sergio, che quindi fissa a destra e a sinistra, ma non dice che assume i 159. Questo è quello che noi vogliamo sentire. Allora, buongiorno. Posso parlare soprattutto per un rapporto personale che abbiamo con poco da 30 anni o di più. Io non contesto la vostra manifestazione, perché è giusto, legittimo, ognuno ha diritto di mostrare, ma voglio precisare le sciocchezze, le compagnie, sciocchezze, fermo restando, che, ripeto, ognuno può manifestare. Se io gli dessi la Divina Commedia con la scritta su Dante Alighieri Divina Commedia, ci potrebbe essere nessuno di voi che dica di aver studiato la Divina Commedia per aver letto il titolo? Noi l'abbiamo studiata davvero, la Divina Commedia. Brava, brava. Volsi così colà dove si può, e ciò che si vuole, più non dimandare o più non ti cruciare. Papè Satan, Papè Satan alette. Nessuno,
un attimo, un attimo. Sta offendendo la vostra dignità professionale. Bene. Ora il fatto a cui voi avete chiesto ultimamente di partecipare, l'avete letto, studiato, vi siete fermati solo al titolo. Immagino che abbiate letto complessivamente il fatto. Allora, io sto qui per aspetta che stiamo parlando, giusto per chiarire, no? È una bella discussione questa qua, no? Categorie protette. L'azione di questa mattina ha sortito degli effetti sperati, che erano quelli di un dialogo con Sanità Service e successivamente in modo migliore con l'ASL per determinare passaggi in avanti, costruzione di percorsi rivolti ai 159. Noi li chiamiamo vincitori di un concorso. Qualcun altro parla di un avviso, parla di altri nomi, non ci interessa, ma questa mattina il dialogo tra i manifestanti del COPAS e il professor Luigino Sergio è stato estremamente positivo. Per che cosa? Per una serie di impegni che Sanità Service mette una ricognizione interna per alimentare nuove percorsi di nuove assunzioni, perché persone che sono andate via, persone licenziate, per una serie di motivi stanno sotto di un tot di personale che saranno appunto aggiunti ai 49. Noi abbiamo chiesto gentilmente un incontro a tre in Comas con una delegazione veramente dei lavoratori e delle lavoratrici interessate a questo problema, con l'amministratore di Sanità Service e con il direttore generale dell'ASL di Lecce, Rodolfo Rollo, in maniera tale da poter comporre un discorso che non sia soltanto di protesta, venire qui a lamentarsi, ma che sia effettivamente di carattere costruttivo, così come lo ha voluto il COPAS fin dal primo momento. Ma noi abbiamo fatto il nostro questa mattina, nonostante era un po' arrabbiato il professor Luigino Sergio per questa manifestazione, poi ci ha chiesto di parlare, è nata una discussione, quindi di fatto è nato un percorso che dobbiamo comunque assistere, seguire, perché certamente noi non demordiamo, noi non molliamo. Applausi. Oh, no, no. E per andare a 150 euro.